Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare una nuova ricetta di bellezza dedicata completamente alla Pasqua e andremo a realizzare un uovo di Pasqua con la sorpresa in versione beauty e fai da te. Se l'idea vi piace, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per vedere altri video come questi. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, ma adesso andiamo a vedere come realizzare questo uovo da bagno con sorpresa. Dunque, la primissima cosa che faccio è andare a versare nella mia ciotola tutti gli ingredienti secchi e quindi verso mezza tazza di bicarbonato di sodio, un quarto di tazza di acido citrico, un quarto di tazza di sale, un quarto di tazza di amido di mais ed infine vado ad aggiungere anche del colorante alimentare. Io ho scelto quello in polvere, quindi lo vado ad inserire ora insieme alle altre polveri e mescolo tutti gli ingredienti secchi molto bene. Se il vostro colorante è in gel o liquido, lo andrete ad aggiungere dopo al posto dell'acqua. A questo punto vado a versare in un'altra ciotolina tutti gli ingredienti liquidi, quindi vado a versare un cucchiaio di olio di cocco e uno, massimo due cucchiaini di acqua e poi 6 o 7 gocce di olio essenziale. Ora vado a amalgamare insieme gli ingredienti di entrambe le ciotoline, quindi vado a versare un po' alla volta, un cucchiaio alla volta, la parte liquida con le polveri e mescolo molto velocemente in modo da non far frizzare gli ingredienti in polvere. Il risultato deve essere umido, ma comunque deve rimanere secco, altrimenti si attivano appunto gli ingredienti. Una volta che ho mescolato tutto molto bene, vado a prendere la forma della mia Bath Bomb, che ovviamente in questo caso è la forma di un uovo, quindi lì verso degli zuccherini colorati e le vado a premere con le dita in modo da farle stare tutte attaccate allo stampo in un unico strato. Non so se riuscite a capirmi. E ovviamente lo vado a fare su entrambe le due metà dello stampo, poi incomincio ad aggiungere un po' di l'impasto che abbiamo preparato prima con gli ingredienti della Bath Bomb appunto, e incomincio schiacciando un po' alla volta in modo appunto da far rimanere gli zuccherini colorati soltanto sulla parte esterna della bomba da bagno. A questo punto vado a riempire completamente lo stampo, lasciando un piccolo spazietto al centro che andrò a riempire con la sorpresa. Per la sorpresa potete utilizzare o un vecchio contenitore di plastica, quelli che si utilizzano appunto sugli ovetti di cioccolata, oppure potete utilizzare della carta stagnola. Io utilizzerò la carta stagnola. Vado ad inserire al centro di un pezzettino di carta stagnola il mio regalino, che in questo caso è un piccolo braccialetto con le stelline, e vado ad incartarlo il meglio possibile all'interno della carta stagnola. Se volete potete aggiungerci anche della pellicola trasparente. Poi vado a mettere la mia sorpresina all'interno dell'uovo e a questo punto non mi resta altro che aggiungere ancora un po' di impasto se ce n'è bisogno e poi ad unire assieme le due metà del mio uovo e premo molto bene in modo che le due metà rimangano incollate assieme. A questo punto lascio riposare il mio uovo all'interno dello stampo fino al giorno dopo. Dopodiché vado a rimuovere le due metà del mio stampino con molta delicatezza. Se volete fare meno fatica per toglierlo dallo stampo, ricoprite lo stampo di pellicola trasparente prima di aggiungere gli ingredienti della bomba da bagno. Ecco qua il mio uovo di Pasqua frizzante con sorpresa. Io spero come sempre che l'idea vi sia piaciuta.
Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, oppure lasciate un mi piace per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!